numero 8 Sutton. Subito la conclusione provata da Giapa Vieira, Casassa allontana, già battuto il calcio di punizione con Sutton che scambia con Belsito, palla in avanti, Giapa Vieira si gira, Casassa non trattiene, il quale rimette in gioco la sfera per Juanfran che tocca in avanti per Denner, va col mancino Denner, Casassa la mette in angolo, tocco in avanti, Giapa Vieira la mette giù, poi va dall'altra parte per Arnon che va col destro, si esalta ancora una volta Casassa, il tocco di Espindola verso Sutton, Denner col tacco per Arnon, ancora una volta Casassa, in avanti non c'è nessuno, allora Sutton la riconquista, Arnon prova a girarsi in mezzo a tre, Arnon, Casassa con la mano aperta mette in angolo, tocca per Sutton, il ritorno per Juanfran da solo davanti a Casassa che l'allontana col destro, João Sala scambia con Portuga, palla per Raubo, tocco intelligente per Sala che va via in mezzo a due, Sala davanti a Pietrangelo, tocca per Ferretti e poi Pietrangelo, poi la rovesciata e ancora Pietrangelo a salvare. Quando sono passati 6 minuti e 5 secondi in questo secondo tempo, Gabriel Pina prova ad andare da solo col mancino Pietrangelo di mister Basile, ancora Olympus con Marcelinho, ci mette le mani Parisi, ancora Marcelinho lo scarico per Achille in banda, la chiusura di Parisi, poi Tress il numero, scappa via, Tress il palo colpito da Tress, anzi no, c'è stata la deviazione di Parisi, chiedo scusa. Ike si gira, Ike, Arcidiacone, Nina, la pressione di Ike, Marcelinho, numero, va via in mezzo a due, ma subentra ancora Juninho che calza, Tondi ci mette le mani. Velo per Eutomeia che però non va a calciare in porta, poi rischia di perdere la palla, Danicic parte in campo aperto uno contro uno con Weber, calcia Weber e poi Cesaroni riesce a liberare. Va da Josete, uno contro uno con Bijax, la porta su mancino, Josete respinge Thiago Perez. C'è bisogno di tutti. Stazione proprio per Perucci che la mette sul secondo palo, grande intervento di Perez. Poi di Pietro, Eutomeia ancora, prende il tempo a Bijax, attacca sulla destra, calcia diagonale Eutomeia. E ancora un grande intervento di Thiago Perez, nega il 2-1 al CMB. Non ultimo, questa situazione con il vantaggio. Eutomeia recupera palla, deve fare in fretta, calcio dalla distanza. Para Thiago Perez. E Cesaroni per Stazione, botta di Cesaroni, la palla rimane lì. Santos non trova la deviazione decisiva, la palla la blocca Thiago Perez, arriva anche il suono della sirena. Un riferimento che possa concludere a rete, si tentano azioni dalla distanza. Sono al tiro di Dalcin che incrocia bene, altrettanto bene va a terra Weber che respinge. Costretto a ricominciare da Miguel Weber, chiama la palla Braga in avanti, Weber va al lancio e Thiago Perez deve impegnarsi a mettere la palla in calcio d'angolo. Proprio a cercare Ramon, arriva Cesaroni che lo ferma, Danicic si alza la palla sul mancino, va a calciare ad incrociare, grande intervento di Weber sulla sua schiena, poi 2 contro 2, Dalcin col mancino, Weber grande intervento, ancora Ramon, botta forte, vola Weber che mette in calcio d'angolo. Deve giocarla, adesso devono però forzare con così, con l'ultimo tocco, Mammarella con l'impetto, Culi non ci arriva, con una sofferenza profondissima. Attenzione perché c'è spazio per ripartire, Salas per De Oliveira, il pallone lungo di Oliveira. Si entra in area, calcia, trova la risposta che è sotto 1-0. Manfredone ruba un'altra palla, Cannavaro sfiora il raddoppio, pare Spindola. Ricuzzolino prova il dribbling, forza la giocata, rischia, perde il pallone, attenzione, si gioca, vantaggio, Cutrignelli salva tutto e Spindola. Manfredonia dalla sua sembra stare molto bene dal punto di vista fisico, attenzione, grande tiro del numero 87 Cannavaro. Mentre De Oliveira salta l'avversario, scarica per Toni Dandelle, Cuzzolino di prima, Toni Dandelle, tocco sotto, salva due volte, miracolo doppio di Bartilotti, va via Onorio, resta Cuzzolino, la sua rincorsa, spara Cuzzolino, ancora Bertilotti, poi la bomba, botta di Boaventura e Spindola in due tempi, le finte di Taborda, cerca un varco che non c'è, la squadra di Colini, Cuzzolino all'improvviso, quel ottimo il gioco difensivo di Toni Dandelle, De Oliveira, ancora Bartilotti, dentro Taborda, 1 minuto e 40, 100 secondi alla fine per capire come finirà questa partita, Cuzzolino, mamma mia Bartilotti con la spalla. Talercio, tra le linee, diventa un assist poi ancora per il tentativo con la grande parata di Molitier, Foglia, ancora la giocata di Adriano, che cosa aveva fatto Foglia con la parata di Tornotò? Riparte ancora Musumeci, la palla per Messina, attenzione, destro, la parata di Molitierno. E qui c'è l'incredibile parata di Tornatore sull'anticipo di Coelho. Foglia, sinistro, Tornatore ancora, che parata da parte del portiere, la meta Catania, assoluto protagonista in questa partita. Crema
poi Coelho, attenzione, dentro la parata di Tornatore. Foglia, Coelho, Alex, sinistro, Tornatore c'è. Torna da Bocca, che torna da Micheletto, 1-2, poi Bocca cade e parte Selusio che calcia, la risposta di Montefalcone. Petrov, palla per Imparato, ancora dal Cin. Joselito, Micheletto, Petrov, occhio che Joselito è da solo, va da Bocca, ancora Bocca, il mancino dal Cin. Lotta Duarte, poi Rafinha, va via Petrov, un po' di spazio, Petrov calcia dal Cin, questa volta si riscatta, parte Murillo, la parata di Montefalcone. Ancora un'imprecisione, c'è Bissoni, quindi Caponigro va a puntare Joselito, la tira in campo Caponigro che poi calcia, che partita di Caponigro. Parte Rafinha, la rincorsa del 27, ancora Montefalcone.